Partiamo con la comparazione da RPK ad AK-74M. Allora, qua come vediamo è abbindato con una Partisan e un Nerpa della Spons. E basta, allora il bersaglio, come potete vedere, è a 20 metri. Quindi, direi di iniziare subito. 5 colpi e poi il raffichetto. Eccoci qua, allora questo era il bersaglio della K, quindi vediamo subito che a segno non sono andati tutti, questo qua è un po' fuori, ne sono andati 6 a segno, gli altri un po' alti, sarà da regolare un po' lo pop, c'è leggermente vento e niente, passiamo subito con il tiro del RPK. Ok, riniziamo subito con l'RPK, quindi solito bersaglio a 20 metri e iniziamo subito. Ok, questo era il bersaglio dell'RPK, allora vediamo subito che pochi colpi sono andati a segno, vabbè non proprio colpi, pochi, a solita rosata di 30 cm uguale alla K, vediamo qua, e niente, bersaglio a 20-25 metri, e niente, passiamo subito con la prova di tiro delle armi USA. Allora, continuiamo la comparazione tra armi, adesso siamo a comparare armi USA, come potrete constatare, questo è un M8 Oberlin, poi andremo a vedere l'M27AR. Allora, qui cosa abbiamo? Sarò breve, corpetto Siras, vabbè, con un po' di roba, e infine un fast helmet con attacco visore notturno, va bene. Continuiamo. Allora, farà un colpo singolo, un po' di colpi singoli e poi infine farà una raffichetta così, ok. Allora, come potete vedere, la rosata comunque è abbastanza poco espansa rispetto alle armi russe, e decisamente più colpi sono andati a segno, anche se verso un po' l'esterno, però comunque rispetto alle armi russe c'è una bella differenza, anzi un po' tanta, però, e anche come avete potuto constatare c'è una grossa frequenza. E adesso andiamo a vedere l'M27. Continuiamo questa recensione. Allora, siamo qui adesso con l'M27R che il mio amico lo carica. Ecco qui. Comunque, se ve lo siete chiesti, sì, io non sono quello che avete sempre visto, ma sono il suo compagno, diciamo, il suo braccio. Vabbè, comunque, continuiamo. Ok. Allora, qua la rosata è decisamente più ampia del M8 Oberlin, però anche qua i fucili americani, cioè, hanno avuto la meglio su quelli russi, perché infatti quelli russi stavano sul 6-7 colpi a bersaglio, mentre questi saranno una decina.
ragazzi, siamo arrivati al verdetto finale. Allora, cosa ne pensi? Diciamo che le armi americane, quelli diciamo forma Colt, abbiamo visto che hanno una rosata non troppo ampia e hanno una frequenza decisamente più elevata. Quelle russe, cosa ne pensi? Diciamo che anche ad aggravare la precisione era anche lo scarrellio, visto che le armi americane, cioè comunque americane, comunque le armi che noi abbiamo definito americane, non hanno lo scarrellio, quindi già è un fattore a discapito delle armi russe. Quindi RPK e AK74 sono state, diciamo, penalizzate dallo scarrellamento. E altro basta, quindi un voto da 1 a 10 per ogni singola arma. A K74 quanto gli diamo? A K74 pari merito con RPK, visto che comunque i colpi andati a tiro sono stessi, saranno 6-7 uguale a RPK, per cui gli diamo un 7? Ma sì, dai. Gli diamo anche un 8? Andiamo... Gli diamo un 7, diciamo. Invece per le armi USA, come abbiamo visto sul nostro cartello, diciamo che i colpi 8,5-9 gli diamo. E quindi basta. Grazie soprattutto per i 100, ormai 105 iscritti, diciamo. E niente, rimanete collegati ovviamente a questo canale, iscrivetevi, commentate e mollate giù un bel mi piace. Zarrodena! Aspetta, ma qua non ci passo.